Partita è stata? È stata per noi una partita molto difficile, abbiamo trovato una squadra che stasera secondo me il Perugia ha espresso tanto delle sue grandi qualità che ha dal punto di vista tecnico, una vittoria degli avversari, mi duole dirlo, ma meritata. Abbiamo faticato sin dall'inizio, abbiamo retto fino al gol, però la qualità tecnica ha avuto sopravvento su tutto il resto. Per quello che ci riguarda ci è capitato altre volte di dover magari superare di fronte a squadre più qualitative rispetto a noi, però sappiamo anche che noi abbiamo anche le armi, come abbiamo fatto più volte, per poter compensare il gap che può esserci tecnico rispetto a queste squadre. Dobbiamo ripartire come abbiamo fatto più volte, il campionato non ti deve far perdere equilibrio, lucidità e consapevolezza comunque di quello che sappiamo fare. Non è che stasera dobbiamo buttare all'aria assolutamente quello che siamo e quello che abbiamo fatto, perché 40 punti li abbiamo fatti, sappiamo che dobbiamo farne altre 10. Sarà tosta fino al 22 maggio, ma questo questa è la Serie B. Si aspettava un Perugia così in campo? Ma io speravo di no, io ho grande stima del valore della squadra, una squadra che secondo me, al di là poi dell'idea dell'allenatore di farla giocare, ma è una squadra che sicuramente merita di cercare il risultato attraverso il gioco, perché ha una qualità tecnica di un livello altissimo. Quindi speravo di no, perché avevamo bisogno, per far punti, magari che gli avversari di questo livello trovino una serata magari non al 100% e noi essere al 101%. Questo non è successo, come le dicevo prima, ripartiamo, andiamo avanti, perché dobbiamo far sì che altre volte non succeda più. Secondo lei dove ha sbagliato Lentella? Ma guarda, sono quelle partite che se ti soffermi poi più di tanto rischi anche un po' di perdere il filo logico e le certezze che ti sei costruito nel tempo. Abbiamo sbagliato la partita, abbiamo fatto una partita a livelli minori di quello che noi possiamo fare contro una squadra che direi ha fatto il massimo, ha fatto molto di quello che sono le proprie qualità, perché se dico anche dal punto di vista tattico, ripensando anche alla partita, le cose che abbiamo cercato di fare a partita in corso, insomma abbiamo cercato di aggrapparci alla partita, ma ci si rendeva conto che qualsiasi cosa che facevamo non ci rendeva comunque, non ci ha rimesso in partita. Ripeto, Perugia questa sera ha meritato. Grazie.